Il concetto di Passive House è un concetto estremamente innovativo. In parole semplici, si tratta di edifici a bassissimo consumo energetico e ad altissimo comfort. Sono edifici che sfruttano molto gli apporti naturali di calore delle persone che vivono all'interno, delle attività che si svolgono all'interno dell'abitazione e soprattutto l'energia solare. La sfruttano in maniera passiva, cioè senza una grossa integrazione di energia da parte di impianti, il tutto, come dicevo, garantendo comfort abitativo, quindi in parole più semplici, assenza di muffa, controllo dell'umidità, aria fresca in tutte le stanze e coniugando questi importantissimi aspetti con un bassissimo consumo energetico. C'è quindi un'attenzione molto elevata anche all'aspetto economico, perché chi vive in una casa o in un edificio progettato secondo questo standard può in futuro permettersi di trascurare il caro energia, che ormai è un trend consolidato da diversi anni nella nostra società. Con questa giornata presentiamo lo standard Passive House nella nostra regione. È il primo convegno che si occupa in maniera dedicata di questo tema ed è un evento particolarmente importante perché per noi significa portare il tema dell'efficienza energetica ad un livello ancora più alto rispetto al passato. Finora abbiamo lavorato molto con lo standard Casa Clima, che è uno standard per la valutazione energetica degli edifici. Con il Passive House ci spingiamo nella progettazione di edifici ad alta efficienza energetica. Nella mattinata l'evento ha un taglio divulgativo con una conferenza aperta a tutti coloro che sono interessati e in cui verrà spiegato sia il concetto di casa passiva, verrà presentato il gruppo Passive House del Friuli Venezia Giulia e dopodiché illustreremo una serie di esempi di iniziative che stanno già avendo luogo qua in Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio invece il taglio sarà più tecnico, quindi rivolto ad un target di progettisti e professionisti, con un workshop dove quattro relatori stimoleranno la discussione su alcuni punti di fondamentale interesse per il settore e dopodiché lasceremo spazio al dibattito, alle domande di tutti coloro che interverranno. La casa passiva nasce negli anni 90 in Germania come sviluppo del dottor Feist. È uno sviluppo dato il concetto di casa passiva non è un concetto di basso consumo, quindi di risparmio energetico, ma nasce come raggiungimento del miglior comfort termico possibile. In Italia ci sono soltanto alcune realizzazioni negli ultimi anni, siamo ai primi passi. La casa passiva è un concetto applicabile in tutto il mondo, con con i propri climi, quindi non è soltanto un concetto applicabile solo nel nord Europa, ma in tutto il resto del mondo. L'edificio che presento è un edificio passivo a Pordenone, realizzato tra il 2010 e il 2011. Lo sviluppo del progetto si è sviluppato nella realizzazione di una casa passiva, quindi con bassi consumi energetici, richiesti proprio dalla committenza. Una casa passiva ha una ventilazione meccanica controllata, quindi sempre con rinnovo di aria fresca all'interno dell'edificio. Il carico termico invernale è molto basso, quindi per questo è stato possibile eliminare tutti gli impianti di riscaldamento e con appositi ombreggiamenti è stato possibile anche eliminare gli impianti di raffrescamento all'interno dell'abitazione. Quindi l'abitazione si riscalda semplicemente con gli apporti di calore dati dal sole e dagli apporti interni dell'edificio.